Ormai manca poco, domenica 28 ottobre alle 3 di notte le lancette dell'orologio tornano un'ora indietro e forse sarà l'ultima volta. Grazie all'ora solare che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2019 si dormirà un'ora in più. Il vantaggio è che le mattine avranno più luce, ma di contro la sera il sole tramonterà prima. L'ora solare però potrebbe avere i minuti contati. Il presidente della Commissione europea infatti ha proposto di mettere fine all'obbligo del passaggio. Ogni Stato, secondo la sua proposta, dovrebbe decidere se adottare l'orario solare tutto l'anno oppure quello legale. Se la proposta verrà approvata sia dal Parlamento che dai Paesi membri, i governi dovranno scegliere in aprile tra ora legale e ora solare. Nel mese di ottobre dell'anno prossimo avverrà quindi l'ultimo cambio di ora per coloro che avranno optato per l'ora solare. Tra la notte del 27 e quella del 28 ottobre, dunque, si dovranno spostare le lancette di un'ora dalle ore 3 alle ore 2.